A me interessa mettere a tema la speranza. Mi interessa dare un contenuto alla speranza che le persone hanno. Il contenuto di quella speranza c'entra anche con la politica. E per alimentare quel contenuto noi stasera parliamo del lavoro che si può fare in Europa. Questo è l'unico modo per fare una campagna elettorale che ci consenta di guardare le persone all'altezza degli occhi. Adesso, durante la campagna elettorale, durante la guerra e dopo, conclusa la campagna elettorale, quando si tratterà di vincere la pace. Molti sono capaci di vincere le guerre, ma bisogna riuscire a vincere anche il giorno dopo. Costruire, costruire, costruire. Non possiamo arrenderci all'idea che questo nostro modo di stare insieme, questa comunità, abbia perso, come qualcuno pensa di voler diffondere come posizione, come qualcuno crede di poter farci pensare. Non rinunciamo, non rinunciamo, non arrendiamoci. È questa la sfida. Ed oggi questa narrazione è ancora più importante. Non arrendersi significa non darla vinta a chi attraverso una politica fatta, come dire, di disagio esploso, di cattiveria senza contenuto, chi attraverso gli strumenti più disparati cerca di convincerci che la nostra libertà in realtà è manipolabile, non serve, è un'interferenza. No, la nostra libertà non ce la toglie nessuno, la nostra libertà non ce la dà la politica e anche attraverso la politica la difendiamo. Quindi il messaggio e il compito è che noi non ci arrendiamo.